Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Buongiorno a Giuseppe Miceli. Buongiorno Angelo, buongiorno ai radioascoltatori. Allora Giuseppe, proseguiamo le nostre lezioni, chiamiamole così, di riciclaggio di tecnologie informatiche con il ruolo dell'avvocato e più in generale dei soggetti obbligati nell'azione antiriciclaggio alla luce del disegno di del decreto legislativo 90 del 2017. Dunque sì, in questo percorso che stiamo affrontando insieme in materia di antiriciclaggio, certamente un ruolo decisivo lo giocano quei soggetti obbligati, quei professionisti in capo ai quali il legislatore ha stabilito quella serie di obblighi, e tra questi un ruolo certamente focale è quello giocato dagli avvocati, avvocati che sono previsti come soggetti obbligati da quello stesso articolo 3 al punto 4 lettera C, si fa riferimento proprio ai notai e agli avvocati, e si tratta di un ruolo di estrema importanza perché è attraverso l'azione che compiono quotidianamente nei confronti della propria clientela, delle operazioni che compiono per conto della propria clientela, che poi scaturisce quel bagaglio di informazioni che è utile alle autorità competenti per contrastare il fenomeno. Non dobbiamo trascurare il fatto che gli avvocati, così come gli altri professionisti individuati dalla norma, presentano agli occhi dei riciclatori un interessante appeal. Non mancano, la cronaca ci dà conto di come i riciclatori tentino di avvicinare continuamente, di arruolare nel vero senso della parola questi professionisti, proprio perché tentano di renderli funzionali all'attività di riciclaggio. E invece il ruolo che devono giocare questi professionisti è certamente quello di protagonisti nella squadra dell'antiriciclaggio, nel team antiriciclaggio. Poi c'è. Mi chiedevi Angelo in che cosa consiste, esatto, questo ruolo, assolutamente, cioè, la serie degli obblighi. Dunque, il professionista e tutti i soggetti obbligati sono chiamati, dicevamo, a svolgere una serie di azioni che si concretizzano nel corretto adempimento di quelli che sono gli obblighi stabiliti dal legislatore. Per cui si tratta di adempiere all'obbligo di identificazione del cliente, obbligo di registrazione delle informazioni che riguardano il cliente, l'obbligo di adeguata verifica della clientela, che è un obbligo che il professionista deve saper interpretare in maniera dinamica, quindi non si deve limitare a registrare quelli che sono i dati relativi a un cliente, ma deve compiere quello che abbiamo detto in un'altra precedente occasione, una vera e propria attività di profiling dei propri clienti, e quindi valutare da un punto di vista soggettivo, oltre che oggettivo, il livello di pericolosità rispetto al rischio riciclaggio che quel cliente riveste. E poi l'obbligo che può scaturirne è quello della segnalazione di operazioni sospette. Esatto. Tutti questi obblighi, che devono essere interpretati in maniera continua, in maniera dinamica da parte del professionista, devono essere ispirati ad un'azione di collaborazione attiva, dice il legislatore. Quindi non si tratta soltanto di spuntare un adempimento, così come siamo abituati a fare in diversi ambiti giuridici, penso a quello fiscale, il primo che mi viene in mente, ma bisogna davvero svolgere un'attività mirata, finalizzata
a individuare il fattore di rischio. E questo è certamente più difficile, ma il legislatore fa riferimento proprio alla collaborazione attiva e all'approccio basato sul rischio. Quindi quello che deve fare il professionista... E quando deve segnalarlo? Quando deve segnalare? Ecco, è quello di dell'obbligo della segnalazione di operazione sospetta. È il quesito che mi pone Angelo, è un quesito che mi arriva spesso da parte di avvocati, commercialisti e altri professionisti: quando segnalare? In realtà non ci si troverà davanti a questo quesito nel momento in cui ti sarà adempiuto all'obbligo di adeguata verifica in maniera corretta, in maniera dinamica, perché quel dubbio se segnalare o no non si presenterà davanti al professionista se avrà saputo effettuare quel profiling, quell'attività info-investigativa nei confronti della propria clientela in maniera talmente attenta e quindi con spirito di collaborazione da maturare naturalmente quell'obbligo di segnalazione. Non vi sarà dubbio se segnalare o meno quando il professionista sarà in grado di tracciare, di aver tracciato un profilo soggettivo di rischio del cliente o delle operazioni che chiede. Questo, per esempio, devo segnalare o no un'operazione che non superi il livello di importo stabilito dalla norma? La norma mi dice che c'è una soglia minima e se non supera la soglia l'operazione non segnalo? Ecco, appunto, questo assolutamente no. Assolutamente no, in quel caso il professionista segnala l'operazione come operazione sospetta, perché seppure sul piano oggettivo non presenti i requisiti che sono stabiliti appunto dal legislatore in ordine al tipo di attività, ecco, però deve segnalarlo in virtù di requisiti di natura soggettiva che mi fanno credere che quel cliente sia a rischio di riciclaggio, sia un potenziale riciclatore o uno strumento in mano al riciclatore. Quindi, cioè, che poi diciamo che questa modalità ci porta quasi a essere oggettivamente più che soggettivamente degli inquisitori, no? Forse poi parleremo nella prossima puntata della verifica, ma a questo punto il professionista ha quasi un compito di indagatore, deve indagare a fondo la questione, o no? È un compito molto importante, molto delicato, una responsabilità concreta quella che si pone davanti al professionista. Oltretutto dobbiamo pensare che l'avvocato si pone davanti ad una questione che è quella, da una parte, di segnalare obbligatoriamente un'operazione come sospetta, dall'altra quella di dover tutelare un segreto professionale, un diritto di difesa che è in capo al proprio assistito. Quindi come si conciliano, come si possono contemperare questi due interessi? Ed è questo il motivo per cui l'avvocato per un limitato periodo di tempo, nel 2014-2015, era stato escluso dal campionario dei soggetti obbligati, proprio perché il legislatore aveva ritenuto prevalente quel diritto di difesa statuito sul piano costituzionale. Invece ha trovato di nuovo inserimento, eppure in maniera temperata, perché la norma, come attualmente in vigore, stabilisce le precise casistiche in presenza delle quali l'avvocato, così come il notaio, devono svolgere il ruolo di soggetto obbligato. Però certamente si trasforma in qualche modo in poliziotto, ecco perché gioca un ruolo importante. Va bene Giuseppe, oggi la piccola lezione finisce qui, poi la prossima puntata parleremo dell'adeguata verifica della clientela, proprio su questo, diciamo, sull'attività pratica da svolgere, come approcciarsi con il rischio, l'obbligo e le modalità operative concrete di come appunto effettuare la verifica dell'antiriciclaggio, no? Certo, sarà un piacere tracciare quella che è la checklist del professionista, così che possa essere tranquillo di un corretto adempimento. Va bene Giuseppe, una buona giornata a te. Grazie Angelo, buonasera a tutti gli avvocati. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com.
Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslow.it. Buon pomeriggio a Giuseppe Miceli. Buon pomeriggio avvocato Mazzo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Giuseppe, riprendiamo le nostre lezioni sui nuovi obblighi di antiriciclaggio e l'importanza della segnalazione di operazione sospetta. Allora parlacene, però prima di questo tu volevi fare una precisazione a proposito della prima lezione che abbiamo avuto, no? Sì, grazie Angelo. Una precisazione doverosa. Nel precedente intervento ci siamo soffermati sull'analisi del fenomeno del Bitcoin, proprio in chiusura di quell'intervento impropriamente ho detto che si tratta di un fenomeno illegale. In realtà l'acquisto, l'utilizzo di criptovaluta come appunto Bitcoin non è affatto illegale. Ciò che volevo evidenziare era un mio personale punto di vista che attiene a una antieconomicità del fenomeno, e poi segnalavo come l'UIF invece ha segnalato ufficialmente invece che il Bitcoin si presta ad attività di natura illegale, ma questo lo dice l'UIF, non lo dico io. Okay. Ecco, grazie per questa doverosa precisazione. Sì, va bene, ma comunque l'avevamo un po' inteso. Allora parlaci dei nuovi obblighi e della importanza della segnalazione dell'operazione sospetta. Dunque, abbiamo detto che per effetto del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il decreto legislativo 90 del 2017 riconfigura quelli che sono gli obblighi antiriciclaggio, che restano quello di adeguata verifica della clientela, di cui tratteremo in maniera poi più approfondita, quello dell'identificazione del titolare effettivo, quello della segnalazione di operazioni sospetta e poi quello della conservazione e protezione dei dati, dei documenti. Ecco, è chiaro che tutti questi obblighi in materia di antiriciclaggio culminano proprio nella segnalazione di operazione sospetta, che è dicevamo quell'incipit all'azione che poi viene avviata dalle autorità competenti. Quell'incipit spetta in capo al professionista, quindi anche all'avvocato, seppur nei limiti richiamati dall'articolo 3.4 lettera C, dove stabilisce in quali casi l'avvocato è da intendersi come soggetto obbligato. Tutti i soggetti obbligati, e quindi anche gli avvocati in quelle cinque tipologie previste dalla legge, sono chiamati a effettuare una attività di valutazione del proprio cliente, anche rispetto a quelli che sono i caratteri soggettivi oltre che oggettivi, proprio al fine di andare a evidenziare eventuali incongruenze. Cosa si intende per incongruenze? Che sono quelle da cui può scaturire la segnalazione di operazione sospetta. Il professionista è chiamato a valutare se le operazioni poste in essere non risultino coerenti con il profilo economico del soggetto, del cliente che chiede di effettuare appunto l'operazione. L'avvocato è anche chiamato a verificare che non ci sia un ingiustificato impiego di denaro contante, è chiamato a verificare che non risultino coinvolti soggetti residenti o operanti in paesi che non collaborano, che non hanno aderito all'accordo del GAFI. Quindi una serie di incongruenze da cui può scaturire quella segnalazione di operazione sospetta. Attenzione, dobbiamo subito dirlo in premessa che effettuare la segnalazione di operazione sospetta per un avvocato non comporta la violazione del segreto professionale. Anche precedentemente avevamo fatto richiamo a questa circostanza: l'avvocato non deve preoccuparsi di violare il segreto professionale per effetto della segnalazione di operazione sospetta, perché si tratta di un adempimento, di un obbligo che il legislatore in quelle cinque circostanze ha ritenuto essere prevalente. Di fatto la norma che disciplina la segnalazione di operazioni sospetta si può individuare nel comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo in questione. E quindi in quell'articolo si legge che in presenza degli elementi di sospetto individuati appunto dalla norma, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui hanno provveduto a effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Quindi cosa vuol dire? Che il professionista
è chiamato in quelle circostanze individuate dalla norma ad effettuare la segnalazione di operazioni sospette, senza dover temere la violazione del segreto professionale. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il professionista nel segnalare l'operazione deve astenersi dal compiere quell'operazione richiesta dal cliente, e sono circostanze queste ordinarie. Quando è che invece a titolo straordinario il professionista può effettuare l'operazione e però segnalarla? Quando la mancata effettuazione di quell'operazione farebbe insospettire il cliente, oppure quando la mancata effettuazione di quell'operazione rischierebbe di compromettere le attività di indagine. Altrimenti, nei casi ordinari, il professionista si astiene dallo svolgere l'operazione e la segnala. Un'altra attenzione particolare è chiamato a effettuare, ad attuare l'avvocato, che è quello che riguarda la configurazione di un reato che possa altresì essere oggetto della segnalazione di operazione sospetta. Mi spiego meglio, Angelo. Sì. Cosa succede se l'avvocato viene a conoscenza di una circostanza che è rilevante ai fini dell'antiriciclaggio, per la quale quindi effettua la segnalazione di operazione sospetta, ma che configura altresì un reato che deve essere quindi denunciato? Ecco, in questo caso, sempre nel caso dell'avvocato c'è un segreto professionale, un diritto di difesa costituzionalmente statuito, quindi l'esempio si attaglia poco all'avvocato, si attaglia più alle altre figure di professionisti che invece hanno l'obbligo di denunciare determinati fatti. Ecco, l'aver effettuato la segnalazione di operazione sospetta non esenta il soggetto obbligato dall'effettuare anche la denuncia. Questa è una circostanza, ripeto, che per l'avvocato è marginale, l'avvocato deve assicurare comunque il diritto di difesa. Pensiamo invece a un intermediario finanziario che venga a conoscenza di una circostanza che configura reato, la segnala come antiriciclaggio, ma deve altresì effettuare la denuncia. Questa quindi una accortezza particolare che dovranno attuare. Ma la domanda che spesso mi viene posta è quando il professionista deve effettuare la segnalazione di operazioni sospette. Il quando è sancito dallo stesso articolo 35 dal comma primo, però si tratta di una norma, come spesso siamo abituati, che si presta poi ad una interpretazione da parte del soggetto che viene individuato come obbligato, perché la norma sancisce che i professionisti inviano una segnalazione sospetta quando, ascolta Angelo, è questo che è il passaggio che desta perplessità, sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Ecco, la norma dice quindi l'avvocato deve segnalare quando sa, quando sospetta e addirittura quando ha motivo ragionevole di sospettare che si stia compiendo un'azione rilevante ai fini del riciclaggio, però certo questo individuare questa circostanza può essere abbastanza complicato, ed ecco perché il legislatore ha messo a disposizione del professionista, anche dell'avvocato, una serie di strumenti, un corredo di strumenti che possono agevolare questa attività. Questi strumenti sono rappresentati dai principi contenuti nella legge antiriciclaggio, dagli indicatori di anomalia, dagli schemi di anomalia che sono predisposti periodicamente dall'UIF e poi da quelle che sono le regole tecniche, e questo è un passaggio anche molto importante, le regole tecniche emanate dagli organismi di autoregolamentazione. E infatti in maniera pronta il Consiglio Nazionale Forense ha emanato queste regole tecniche che appunto agevolano l'azione del antiriciclaggio dell'avvocato, del professionista. Quindi si tratta di un corredo di strumenti, tra cui gli indicatori di anomalia, che assumono assoluta rilevanza e che tendono ad agevolare il lavoro dell'avvocato, che è un lavoro di monitoraggio continuo della clientela, delle operazioni che i clienti chiedono di effettuare. Quindi il consiglio che posso dare è tenere in massima attenzione quelle che sono le regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense. Peraltro
Il Consiglio dell'Ordine dei professionisti, nel caso specifico degli avvocati, svolge un altro ruolo importante, che non è solo quello della formazione, dell'aggiornamento anche in materia di antiriciclaggio, ma anche quello di ricevere la segnalazione di operazioni sospette, perché dobbiamo anche rispondere alla domanda dove viene effettuata, a chi viene effettuata la segnalazione. E come sappiamo, l'organo preposto a riceverla è l'UIF. L'avvocato può scegliere se trasmettere la segnalazione direttamente a lui o per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che appunto come organo di autoregolamentazione è deputato a svolgere tale funzione. A te ti risultano se gli avvocati, e questa è una cosa che ti chiedo perché non conosco, siano, come devo dire, ligi a questa normativa, se ci sono stati... Assolutamente sì, peraltro insomma parliamo di obblighi che prevedono, l'impianto normativo di riferimento prevede un quadro sanzionatorio abbastanza pesante, abbastanza impegnativo per il professionista che non dovesse adempiere correttamente a tali obblighi. La difficoltà sta certamente nell'interpretazione costante di quella norma, e in questo abbiamo detto ci sono degli strumenti che il legislatore pone come ausilio del professionista. Mi permetto a questo punto di dire che su quel piccolo libro che ho dedicato all'antiriciclaggio un'ampia parte è dedicata proprio alla modulistica, che può essere scaricata, editata dal professionista e quindi personalizzata rispetto all'attività. E per esempio in quel materiale abbiamo messo a disposizione la cosiddetta checklist antiriciclaggio, affinché l'avvocato per verificare costantemente il corretto adempimento di questi obblighi si trovi un elenco di voci, di azioni da compiere, e quindi potrà spuntarle ogni volta che avrà ottenuto la certezza di aver adempiuto a quello specifico obbligo. La difficoltà è proprio quella di elaborare il materiale che possa essere adottato dallo studio. Attenzione, perché tra i nuovi obblighi antiriciclaggio vi è quello, anche in capo all'avvocato, di strutturare un idoneo presidio antiriciclaggio all'interno del proprio studio professionale. Ciò vuol dire che l'avvocato dovrà formare e aggiornare il proprio personale, individuare una figura all'interno del proprio studio che svolga il ruolo di responsabile antiriciclaggio e effettuare la compilazione di quella modulistica che attiene al fascicolo del cliente, di cui avremo modo poi di parlare quando tratteremo il tema dell'adeguata verifica. Va bene Giuseppe, allora per questa settimana possiamo salutare i nostri ascoltatori, ci sentiremo nella prossima settimana per continuare i nostri appuntamenti. Un buon pomeriggio. Bene. Grazie Avvocato Marzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Firma i tuoi documenti informatici a valore legale e scopri le soluzioni Lextel per la firma digitale. Puoi richiedere la Lextel Key, il dispositivo portatile su chiavetta USB, o la firma digitale remota per firmare i documenti ovunque sei, solo con il tuo smartphone. Visita il sito www.lextel.it. Scarica la nostra app, Uslow Web Radio, per Apple e Android. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.